Torino Speranza dell'Associazione Primo Maggio di Scicli, il quartiere Jungi che sta vivendo un momento certamente positivo sul piano dell'immagine, questo anche grazie all'impegno di questo gruppo di lavoro che lo tiene pulito, che lo tiene ordinato anche con la collaborazione di chi in questo momento amministra la città. Speranza. Sì, in effetti Jungi rappresenta il futuro di Scicli. Dagli anni 60 ad oggi la maggior parte dei residenti a Scicli si è di fatto trasferito in questo quartiere e quindi sotto questo profilo diciamo che sia per le sue strutture scolastiche sia per quelle agonistiche qua di impianti sportivi, eccetera, ha tutta una serie di servizi che la proiettano appunto nel prossimo futuro. In questo senso abbiamo, oltre a dedicato molto del nostro tempo alla cura del territorio, anche a partecipare a una battaglia, a un progetto che ha visto coinvolto molti degli abitanti di Jungi a sostenere una candidatura che poi è quella del professor Giannone, che di fatto è anche espressione di questo territorio. Jungi è un quartiere vivibile, ci sono degli impianti sportivi, ci sono degli spazi verdi ben curati, anche su iniziativa, no, di questo gruppo di lavoro che è all'interno del Primo Maggio. Sì, in effetti ci siamo resi conto che obiettivamente l'amministrazione ha delle difficoltà, non solo questa attuale ma anche quelle precedenti, per cui ci siamo posti il problema di invece di andare a protestare o a elemosinare degli interventi, ci siamo detti forse possiamo costituire anche un esempio non solo per l'amministrazione ma anche per gli altri quartieri. È necessario che il cittadino collabori, diciamo, nei periodi in cui ci sono difficoltà, collabori con le istituzioni per dare esempi civici importanti anche alle future generazioni.